tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti o bentornati su questo canale. Io sono Karen, benvenuti su Bookshelf e oggi siamo qui per un'altra recensione di un libro che mi ha colpito veramente tantissimo. Un libro che ti scalda il cuore e che vorresti non finisse mai, purtroppo è finito, ma sono qui per non farvelo perdere. Sto parlando del libro Le ricette della signora Tokue di Durian Tsukegawa, che sarebbe lo pseudonimo di Tetsuya Tsukegawa. Lo so, mi sto esercitando un po' con i nomi giapponesi, quindi abbiate pietà. In pratica lui è un poeta, scrittore, clown, ho letto anche. Il libro è stato pubblicato nel febbraio del 2013, quindi già è passato un parecchio tempo. E la casa editrice in questione è Einaudi Super E.T. Il libro è un libro di narrativa, quindi un genere molto... molto semplice da leggere, molto leggero da leggere soprattutto la sera. Ma adesso scopriamo perché mi ha colpito così tanto questo libro, perché davvero ve lo voglio consigliare, che è stata veramente una bella botta di vita. Questo libro è una vera e propria ode della vita, perché parla della storia di questi tre personaggi, ovvero Sentaro, Tokue e Wakana, che si incontrano e dopo questo incontro le loro vite non saranno più le stesse. Sentaro è una persona che sarebbe facilmente riconoscibile al giorno d'oggi, perché è un po' una persona con un passato difficile che adesso, per riscattarsi, lavora nel negozio di dorayaki per la persona che lo ha aiutato a pagare appunto la cauzione. La signora Tokue è invece una sorta di emarginata che ha bisogno un po' di far qualcosa sostanzialmente per passare le giornate, e Wakana è un adolescente che va a scuola e che si trova per puro caso nel negozio di dorayaki al momento in cui la signora Tokue viene assoldata. Dico che da questo momento in poi la loro vita sarebbe cambiata, perché in qualche modo sono riuscita a prendere qualcosa di buono l'uno dell'altro. Questa cosa viene dimostrata soprattutto dal fatto che appunto Sentaro si sentisse un po' ristretto, chiuso in questa situazione che non riesce a cambiare per il momento. E quindi appunto lui beve, si ubriaca per dimenticare un po' questa situazione, mentre dall'arrivo della signora Tokue in poi riesce a capire che deve dare una svolta alla sua vita e che deve metterci passione in quello che gli piace fare. Passa da questo momento che non gli piacciono i dorayaki, non gli piace preparare i dorayaki, non gli piace stare in cucina, a un momento in cui quasi quasi diventa la sua passione. E tutto perché questa vecchietta è riuscita a trasmettergli la sua passione nella cucina, la sua passione in generale per la vita e per la voglia di vivere. D'altro canto, la signora Tokue è una signora che appunto è un'emarginata, è una signora che ha avuto tanti problemi nella sua vita, che adesso non vi voglio spoilerare perché sicuramente li troverete nel libro. L'incontro con Sentaro permette alla signora Tokue in qualche modo di trovare degli amici, perché c'è anche Wakana, e poi le permette un po' di uscire da questa situazione in cui si trova, dove non è poi così tanto bello vivere. Mentre Wakana, secondo me, è un po' un personaggio marginale, perché non si percepisce tutto questo cambiamento in lei, però sicuramente dall'incontro con la signora Tokue è cambiato qualcosa in lei. Quello che mi è piaciuto di questo libro è soprattutto il fatto che si trattino questi temi in maniera non proprio brusca, non in maniera molto forte, ma vengono addolciti in qualche modo dal fatto che si parli di
dolci, si parli di cucina, quindi a tratti mi è anche venuta fame leggendo questo libro, non lo nascondo perché ovviamente se parli di dolci poi quando uno ha una certa c'è fame, viene fame. Mi è piaciuto appunto il modo di trattare così dolcemente le problematiche della vita, è un po' il contrario di quello che vediamo al giorno d'oggi. Una persona tende un po' a scoraggiarsi quando vede magari che tutte cose vanno male, che si hanno tante problematiche. Lei ha avuto dei problemi molto molto gravi, però nonostante questo non si è arresa. Per me la valutazione per questo libro è assolutamente positiva, non posso che consigliarvelo, perché quando avete dei momenti in cui vi sentite un po' scoraggiati, oppure dei momenti in cui magari pensate che la vostra vita non sta andando proprio così tanto bene e avete bisogno di una lettura che sia leggera ma allo stesso tempo profonda, assolutamente un libro consigliatissimo. Non sono nemmeno tantissime pagine, siamo sulle 170 pagine, 173, quindi lo leggete anche in poco tempo. Poi la copertina è bellissima perché abbiamo questi petali di ciliegio che a me piacciono tantissimo, io li adoro. E niente ragazzi, io ve lo consiglio, se avete delle domande da farmi potete assolutamente scrivermi nei commenti, io cercherò di rispondervi. Niente, spero vi sia piaciuto il video, mettete un like, iscrivetevi al canale se vi ha portato qualcosa in più nella vostra vita. Ci vediamo al prossimo video, ciao!